La figura mi vedete tutti? Sì. Perfetto. Andiamo a sollevare la gamba sinistra piegata e la portiamo a tavolino. Apriamo le braccia, ci danno stabilità. E proviamo ad aprire le dita del piede di destra. Quindi il piede che rimane a terra deve sentire che il piede è palmato. Come vi dicevo stamani, cercate di non avere tensione nel piede, quindi cercate di non richiamare le dita, ma vorrei aprire il piede per avere un appoggio completo. Da qua andiamo a fare apertura dell'anca sinistra e ritorno. Cerchiamo di tenere tutto fermo nella parte alta e iniziamo con la mobilizzazione dell'anca di sinistra. I palmi tenete rivolti verso l'alto, le scapole spingetevi verso il basso e cerchiamo quel filo invisibile che ci allunga dal centro della testa. Due aperture. Alla prossima apertura appoggio il piede sul tappeto e appoggiando il piede vicino al lato sinistro del tappetino facciamo una flessione del busto con la mano sinistra che cerca il piede. Guardiamo tutti la mano in alto in modo da sentire l'apertura toracica. Quando ritorno con le braccia aperte spingo sulla gamba sinistra e tornando in monopodali blocco l'equilibrio. Lo ripetiamo, mentre apro l'anca al fondo con la gamba incrocio e sollevo il braccio. Mentre spingo sulla gamba per tornare, mi porto in modo podalico, blocco. Ora questa stabilizzazione che troviamo tutte le volte che torniamo al centro è tutto metodo del corsetto addominale. Cercate di sentire forte il lavoro addominale quando tornate. Prendo aria nell'affondare e inclinare. Fuori l'aria devo spingere e tornare. Ancora una volta, prendo aria, apro, affondo. Fuori l'aria, spingo e ritorno. Blocco. La prossima volta che scendo, mi fermo, affondo. Estendendo la gamba di terra, la gamba sinistra, proviamo a guardare la mano in alto. Ora, guardando il braccio destro che è verso il soffitto, provate, prendendo aria, a fare una piccola apertura del torace. E quando prendo aria, provo ad aprire meglio la spalla sinistra. Quando espiro, allento la tensione e la riporto. Quando prendo aria, la apro. Come se volessi migliorare la torsione toracica solo del lato del braccio in alto. Ancora una volta, rotazione. E ritorno. Quando piego il ginocchio mi riporto in asse. E spingendo sulla gamba proviamo a tornare al centro. La gamba appoggiata sul ginocchio, andiamo nell'albero dello yoga. E appoggiando la mano sull'interno del ginocchio proviamo a forzare l'apertura. Ora, mentre l'anca apre, noi ruotiamo verso destra. E proviamo a sentire la mano che va dietro, oltre la linea della spalla. Quando ripassiamo dal centro, portiamo le braccia in piano. Ok, dobbiamo sempre tornare in albero dello yoga con le braccia incrociate. Sollevando la gamba sinistra, andiamo a incrociare il movimento e portandola dietro facciamo un affondo incrociato, ruotando il giusto verso destra. Pieghiamo tutte e due le gambe e andiamo a guardare il piede dietro. Dalla posizione, quando butto fuori l'aria, riporto la gamba in albero con il piede sul ginocchio. Lo ripetiamo, prendo aria per affondare e ruotare. Piego tutte e due le gambe, fuori l'aria per spingere e appoggiare il piede. Ora cercate sia la torsione del busto che l'affondo sulle gambe. Sentite che la posizione delle gambe vi blocca il bacino. Ritorno. E mi permette di sentire il busto che ruota senza portarmi dietro il bacino. Principio della stabilizzazione. L'ultima. Blocco. E ritorno. Ora, dalla posizione di affondo, come abbiamo fatto prima, apriamo le braccia e con la mano destra proviamo a cercare il tallone della gamba dietro. Ora, uniamo i due movimenti. A braccia aperte, torno in asse con l'arca in albero. Affondo direttamente sul lato sinistro, incrocio. Guardo la mano che sale. Quando prendo aria, spingo, albero. Cross. Scendo, cerco il tallone. Prendo aria, stacco. Fuori aria, fondo laterale. Prendo aria, torno in albero. Fuori aria, cross. Ancora una volta, centro. Affondo laterale. Seguo la mano che sale. Spingo. Cross e mi fermo. Dalla posizione di cross, il braccio destro sale, va a prendere il braccio sinistro, estendendo le gambe proviamo ad allungare tutta la catena laterale sinistra. Ora, senza affondare col tallone dietro, provate a sentire questa sorta di arcobaleno.
che parte dalla mano e si affonda tutta fino al bacino, catena laterale. Quando apro le braccia, piego le ginocchia, spingo per passare dal centro, affondo laterale, appoggio la mano, stendo la gamba sinistra, guardo la mano destra, apro la catena toracica. Quando piego la gamba per tornare, mi riporto eretto senza salire al centro, ritorniamo su con la colonna, bravissimi, ruotiamo tutti verso sinistra e ruotando il busto andiamo a ruotare anche il piede dietro che si porterà sulle dita. Ora le due gambe dovrebbero essere incrociate, vuol dire che la gamba sinistra è sul tappetino, invece la gamba destra è rimasta fuori. Intrecciate le mani e proviamo, mentre affondiamo con le gambe, a ruotare leggermente verso sinistra. Proviamo a fare una rotazione toracica. Quando le gambe si stendono, ritorno al centro, senza appoggiare i talloni dietro. Un piccolo affondo, ruoto a sinistra. Ritorno. La posizione delle gambe impedisce al bacino di portarselo dietro, in modo da avere tutto il lavoro di mobilità del torace. Ultimo affondo con twist. Quando torno al centro, apro le braccia, piego la gamba avanti e scendendo appoggiamo una mano destra e una mano sinistra del piede. Proviamo a stendere tutte e due le gambe e affondiamo col tallone dietro. Allunghiamo la catena posteriore. Lasciamo cadere la testa e cerchiamo di spingere il peso dietro verso il tallone. Quando piego il ginocchio sinistro, appoggio il ginocchio destro sul tappetino. Perfetto. E girando verso di me torniamo eretti. Benissimo. Ora il ginocchio che è appoggiato, mettetelo in asse con l'anca, mentre la gamba di sinistra è rimasta aperta. Apriamo le braccia. Inclinando il busto verso destra, andiamo ad appoggiare la mano sulla stessa linea del ginocchio. Solleviamo allora la gamba sinistra, la stendiamo lateralmente e andiamo a chiudere l'anca verso di me. Bravissimo. Ora il ginocchio della gamba a terra deve lavorare in linea col suo piede, quindi non dovete intraruotare la tibia, cercate di tenerla sulla stessa linea del ginocchio. Quando appoggio il piede a terra, provate a far scivolare la gamba lontana e portiamo il braccio sinistro dall'altra parte. Ora due vettori di forza, uno è il braccio che spinge lateralmente, uno è la gamba che spinge in direzione opposta, come se mi tirassero dai due lati. E ruotando il busto appoggiamo la mano a terra, vicino alla mano di destra. Ora provate a spostare il peso sulla mano sinistra, quella verso di me. Riporto sulla gamba sinistra tesa col piede flex. Dalla posizione la gamba tesa scende puntata, sale flex, scende in point, salgo flex. Quello che vi fa lavorare la catena laterale del grande gluteo, vasto laterale e obliquo è portare il peso sulla mano sinistra. E cercare di rimanere col peso verso di me. Ne facciamo due. Ne facciamo una. Mi fermo con la gamba sollevata. Come ho fatto prima, riporto il braccio sinistro in alto. Bravissimi. Appoggio la gamba tesa e miglioro l'apertura toracica. Proviamo a seguire la mano che va dietro. In stiro. Ora, mentre il torace si apre, il bacino viene in avanti. Quindi spingo il bacino verso di me e provo ad aprire le mie torace di sinistra. Quando espiro infilo la mano sotto l'ascella, la vedo passare e la mano spunta dall'altro lato. Quando prendo aria, sollevo il braccio e proviamo a superare il limite della spalla. Prendo aria. Quando espiro infilo la mano, rotazione. Ancora una volta, inspiro, apro. Rotazione. Bravissimi. La prossima volta che apro mi fermo col braccio in alto. Perfetto, e riappoggiando la mano la porto dove prima, vicino alla mano di destra. Camminando con le mani indietro in direzione del ginocchio, cominciamo a risalire e ci riportiamo eretti. La gamba sinistra fa un semicerchio e la portiamo avanti fuori dal tappetino. Perfetto, andiamo a tenere la gamba estesa. Quando avete la gamba tesa col talone appoggiato, andiamo a portare il peso sulla gamba, appoggiamo le mani e avanziamo col bacino. Stretching drop source. Ora cercate, oltre che di scendere col bacino, di spingervi indietro con le braccia.
Quindi le mani non mi servono per farmi cadere sulla gamba, ma mi servono per dare l'arco alla colonna. E sentite il bacino che affonda, le braccia che spingono indietro. Quando piego le braccia, appoggio una mano a destra e una mano a sinistra del piede. Lasciate le mani dove sono e proviamo a stendere la gamba sinistra. Solleviamo le dita del piede e andiamo ad allungare la catena posteriore. Quando piego il ginocchio sinistro, porto il peso in avanti, sollevo la testa e vado nell'affondo dello psoas. Quando stendo la gamba, passo la testa e mi vado ad arrotondare. Ancora una volta, in avanti, fletto, sollevo il busto, spingo, allungo. L'ultima la tengo, fletto in avanti, tiro sulla testa e camminiamo con le mani a destra per tornare sul tappeto. Una volta che le mani sul tappetino, ruoto la gamba di terra, la metto in asse, richiamo la gamba sinistra, quadrupedia. Ora controlliamo che abbiamo il quadrato dei lombi, quindi che le mani siano in linea con le spalle, che le ginocchia siano in linea con l'anca. Si presume che le spalle siano un pochino più larghe rispetto al bacino, quindi l'appoggio delle mani dovrebbe essere più largo rispetto alle ginocchia. Aspettiamo un secondo la sala. Dalla posizione punto e piede a terra e partendo dall'addome mi spingo lontano dal pavimento con le braccia, infilo la testa e arrotondando la colonna proviamo ad affondare i talloni. Down looking dog. Mentre spingete i talloni verso terra, provate a sentire il torace che scende dentro le braccia. Quando appoggio le ginocchia a terra, torno in quadrupedia, sollevo la testa e recupero l'arco dietro la colonna. Ora partite dall'addome, chiudendo le costole e ritraggo l'ombelico. Sento la chiusura toracica, la testa che scende e le ginocchia che si sollevano e affondando i talloni allungo la catena posteriore. Quando riappoggio le ginocchia, sollevo la testa, recupero l'arco e guardo avanti. Ancora una volta, retroversione. Testa che scende, braccia che spingono, affondo i talloni. Camminando con le mani indietro, raggiungiamo i piedi. Con le ginocchia leggermente piegate, tenete il peso sull'avampiede, non state sui talloni, arrotondiamo la schiena, solleviamo per l'ultima la testa. Portiamo le braccia in alto, circonvizione e le riportiamo giù. Ok, ci riportiamo al centro del tappeto, sempre fuori, con le gambe libere. Quindi abbiamo fatto una prima sequenza di lavoro dove siete passati dalla posizione in piedi alla posizione in decubito laterale alla posizione in quadrupedia. Ok? Proviamo a ripetere la cosa dall'altro lato, fate attenzione agli angoli di lavoro, cercate di rispettare sempre l'allineamento articolare tra piedi, ginocchio e anca. Braccia. Sollevo la gamba destra e il tavolino. E proviamo ad aprire la gamba di terra. Quindi apro le dita del piede sinistro. Cercate di sentirlo palmato. Da qua apro l'anca. Chiudo l'anca. Fermi con le spalle e provate a mobilizzare solo l'articolazione dell'anca. Due aperture. La prossima volta che apro, atterro sulla gamba destra sul tappetino e piegando il ginocchio andiamo a cercare con la mano il piede. Bravissimo. Ora, guardando la mano in alto, cerchiamo di aprire la cassa toracica. Quando torno centrale, spingo sulla gamba per tornare in stazione retta. Blocco. Chiudo l'anca e torno al centro. Lo ripetiamo. Apertura. Affondo più inclinazione. Guardo la mano in alto. Quando ritorno, spingo sulla gamba. Chiudo il movimento. Centro. Corsetto addominale forte. Quando tornate, cercate di stringerlo. Inspiro. Apertura, ritorno, stacco. Ultimo giro, affondo, apertura e appoggiando le dita della mano a terra proviamo tutti a stendere la gamba destra. Ora con la gamba destra tesa guardando in alto facciamo 4 aperture delle midollacce sinistro e prendendo aria spingo il braccio indietro, fuori l'aria lo riporto in asse, prendo aria, apro, torno in asse, due volte, stendete bene la gamba destra, l'ultima, quando piego la gamba di terra, riporto il busto, spingo sul gluteo, torno centrale, albero, braccia,
e blocchiamo la posizione. La mano destra si appoggia sul ginocchio, il braccio sinistro apre. Ora, mentre spingo l'anca destra indietro, proviamo a guardare la mano sinistra per andare in rotazione. E senza portarci dietro il bacino, proviamo a superare il limite della spalla. Quando ritorno centrale, apro le braccia, ritrovo l'indiano e proviamo a incrociare l'affondo. Portando la gamba destra dietro, creo affondo sulle gambe, la rotazione del busto e vado a guardare il tallone della gamba dietro. Quando torno in albero, spingo sulla gamba, mi sollevo e riporto il piede. Ora l'idea è di andare in alto, quindi incrocio, ruoto, poi non spingo in avanti, spingo verso l'alto, mi auto allungo, su, forza elastica, equilibrio, ruoto, spingo, bravissimi, ancora una volta, cross, ruoto, spingo, ok, riproviamo a venire. Da qua incrocio, apro le braccia e con la mano sinistra cerchiamo il tallone. E cercate sia di affondare che di inclinare. Quando riporto le braccia aperte passo dal centro, albero, affondo laterale, inclino, guardo la mano in alto, prendo aria per staccare, fuori l'aria, cross, incrocio, stacco. Albero, blocco laterale, guardo la mano che sale, bravi, ritorno, spingo, blocco, cross, incrocio, torno, apro, ultima destra, ritorno al centro, stacco, con l'ultima sinistra ci fermiamo, bravissimo. Dalla posizione di allungo andiamo a prendere con la mano sinistra il polso, estendendo le gambe, proviamo a tirare il braccio destro verso sinistra. Cerchiamo questa sorta di spirale, dove il bacino guarda verso di me, invece il busto si inclina. Dalla posizione apro le braccia, piego più le ginocchia, ripassando dal centro, apro, affondo laterale. Ora, se blocchiamo il piede dietro sulle dita, le due gambe dovrebbero risultare incrociate. Intrecciamo le dita delle mani e spingendo il ginocchio dietro verso il basso, creando l'affondo, proviamo tutti a ruotare a destra. Rotazione contraria. Quando le gambe si stendono, torno al centro. Quando le piego, rotazione sempre a destra. Prendo aria, stacco. Fuori fondo e ruoto. Guardate le mani, eh? L'ultima. Quando torno centrale, appoggiando il piede dietro dal tallone, aprite le braccia verso il piede. Leghiamo tutti la gamba destra. Bravissimi. E andiamo ad appoggiare il ginocchio sinistro sul tappeto. Ok, controlliamo che la tibia sia in linea col ginocchio. L'anca la teniamo aperta, mettilo un pochino più lontano Marco il piede, così, e proviamo inclinandoci verso sinistra ad appoggiare la mano sulla stessa linea di piede e ginocchio, stendiamo la gamba destra lateralmente e chiudiamo la spinilliaca verso il piede. Ora la tibia di terra cercherà di ruotare, dobbiamo riuscire a tenerla in asse col ginocchio, da qua spingo il bacino avanti, emergo col torace e cerco di recuperare la curva fisiologica. Guardando la mano in alto proviamo a fare un'apertura toracica. Appoggiamo la gamba tesa a terra e sollevando il braccio sopra la testa fate conto che vi tirino dal piede e vi tirino dalla mano. Prendo aria e mi allungo tutta la catena laterale. Due vettori di forza, uno è il braccio che spinge, l'altro è il piede che viene tirato. Chiusura, appoggio la mano a terra in linea con l'altra mano e proviamo a spostare il peso sulla mano destra. Solleviamo la gamba destra tesa, la gamba scende tesa col piede puntato, sale tesa col piede in flex, scende in point, sale in flex,
Ora è importante che il peso sia verso di me. Cercate di non stare sul braccio sinistro. Spingete le spalle verso il basso, centro della testa che spinge avanti. 3. 2. Quando riappoggio il piede, sollevo il braccio destro, lo porto in alto. E proviamo a superare il limite della spalla. Prendo aria, apro le mie torace di destra. Quando espiro, tiro la mano sotto l'ascella, ma vado a vedere che passa dall'altro lato. Prendo aria, apro le mie torace, seguo la mano. Ritorno, infilo e ruoto. Ancora una volta, inspiro, apro, seguite la mano, ruoto. La prossima volta che apro il braccio mi fermo in asse, appoggio la mano a terra come ho fatto prima e camminando con le mani mi avvicino alla tibia e mi arrotondo per essere aperto. Circonvoluzione della gamba destra, la appoggiamo davanti al tappeto. Possiamo stendere la gamba avanti e appoggiare il tallone. Ok, quando sento che il mio corpo è centrato, questa è la distanza giusta del mio affondo. Portando il peso sulla gamba destra, proviamo ad affondare col bacino. Appoggiamo le mani sul ginocchio e mentre spingo il bacino avanti, le mani mi spingono indietro. Cerchiamo questo gioco di forze tra il mio bacino che avanza e le mie mani che ridanno l'acqua alla schiena. Sentite come allunga tutta la catena della coscia di sinistra e la catena lombare sul lato dove spingo. Scendendo col busto appoggio le dita delle mani a terra, destra e sinistra del piede, estendendo la gamba proviamo ad arrotondare la schiena per andare indietro, il piede lavorerà in flessione, solleviamo le dita. Lasciate cadere la testa e cercate di curvare la colonna. Quando appoggio il piede a terra, sollevo il busto, avanzo col bacino, apro il torace. Fuori l'aria stendo, arrotondo, testa giù. Dentro l'aria appoggio il piede e sollevo il capo. Ancora due volte, stendo, arrotondo. Ritorno, appoggio. L'ultima ragazzi la teniamo qualche secondo. Stendo, arrotondo e mi fermo. Proviamo ad appoggiare bene le palme delle mani e proviamo a sentire le dita del piede richiamate verso il viso. Quando piego il ginocchio per tornare, camminiamo con le mani a sinistra, torniamo sul tappeto. La prima tibia che ruota è la sinistra, quella sul tappetino. Richiamo poi la tibia di destra e le avvicino indietro. Dalla posizione i piedi sono all'altezza più o meno del bacino. Camminate, girati dall'altro lato, che vedo meglio. Girati anzi di là. Ok. E siedendomi sui talloni, scivoliamo con le mani avanti e facciamo il child pose, posizione del fanciullo. Scarichiamo un secondo. Il torace sulle cosce, le braccia che stringono avanti, la testa incorniciata. Ora cercate di spingere i glutei sui talloni e di fare dei piccoli radenti con le mani, come se volessi allontanare le mani dal bacino. Quindi ci sono sempre questi due vettori che lavorano. Uno è il sacro che spinge verso i piedi, l'altro sono le mani che si allontanano dal sacro. Quello che c'è in mezzo si allunga. Quindi lo stretch è fatto di sensazioni, non pensate tanto alla posizione, pensate proprio a dividere il corpo. Quando riporto il peso del corpo in avanti, mi riallineo. Appoggiamo tutti l'avambraccio sinistro a terra. E ruotando verso di me ci portiamo il decubito laterale sinistro. Perfetto. Sara, mi abbassi un pochino la tele, bravissima. Tanto lavoriamo a terra. Ok, va bene? Allora, avete visto il lavoro della parte alta e della parte, diciamo, dedicata alle gambe, l'abbiamo fatto. Ora a terra proviamo a fare il lavoro di mobilità del bacino e il lavoro delle catene laterali. Controlliamo che il gomito si allinea con la spalla, le ginocchia sono una sopra l'altra, i talloni sono alla stessa altezza del sacro, quindi questi tre punti di forza ci devono essere. I piedi sono in linea con la fine del bacino. Apriamo la mano di circa 45 gradi, che è un angolo migliore per la spalla. Quindi non teniamo la mano in asse con il gomito, ma l'apriamo con un angolo di circa 45 gradi. Apriamo il braccio destro e spingendo sulla mano sinistra proviamo a salire col gomito. Ora non devo sfalsare le ginocchia. Quindi io ho chiuso l'obliquo di destra
senza fare questo, senza sentire che il mio ginocchio sia sfalsato. Teniamo la simmetria del bacino. Quando appoggio il gomito, inclinando la testa lungo la catena laterale, e proviamo a salire con l'emitorace di destra, come se avessi un palloncino che mi porta su. Quando il braccio sale, spingo con la mano di terra e ritorno su. Quando prendo aria, appoggio il gomito e mi allungo. Quando butto fuori l'aria, spingo e ritorno. Ora, con la mano, fate conto di essere dentro una bolla e vado a cercare la superficie della bolla. Mi allungo, cresco, tiro sul torace, tocco la superficie della bolla e ritorno giù. Ancora una volta, spingo, cerco con la mano un punto lontano con le mie dita e ritorno. Ok, vorrei provare ad abbinare la salita del bacino. Quindi, dalla posizione di appoggio, riappoggiando il gomito, mi allungo. Quando vi faccio sollevare il gomito sinistro, proviamo a staccare anche il gluteo e spingendo sul ginocchio della gamba sotto, proviamo a salire. Stendiamo la gamba destra e apriamo il movimento. Posizione cosiddetta della stella. Le braccia, ragazzi, sulla stessa retta. Quando riunisco le ginocchia, prima appoggio il bacino, poi piego il gomito, allungo la catena laterale. La prima cosa che sale è il torace, spingo verso l'alto. Quando il torace scende, spingo col braccio, stacco il bacino. Stendo la gamba, mi allungo, come se mi tirassero dal piede. Prima riappoggio le gambe, scendo col bacino, appoggio il gomito, catena laterale. Il prossimo lo teniamo, inspiro, spingo sul braccio, attivo l'obliquo, mi tirano dal piede, spingo lontano. Bravissimi. La mano in alto è appoggiata a terra e la vorrei perpendicolare alla mano di appoggio, quindi le dita della mano destra sono verso di me. Ora, prendendo come riferimento il gomito destro, proviamo a piegare il ginocchio come se lo volessi portare a toccare il gomito. Stendo laterale. Ora cerchiamo di non stare sul braccio sinistro, cerchiamo di sentire una parte del peso anche sulla mano di destra. Lo sguardo lo teniamo al centro delle mani e andiamo a flettere e distendere l'anca. 3. Spingete dal tallone, quando allungate. Spingo dall'ischio crurale e ritorno. 2. L'ultima mi fermo con la gamba tesa. Appoggio il piede a terra e piano piano accompagno il gluteo a scendere. Bravissimi, dalla posizione apro il braccio, la gamba tesa la voltiamo con il piede verso l'alto e salendo ci portiamo seduti su tutti i gomiti, ci giriamo qua. Ora la gamba sotto tiratela verso il gluteo, cercate di sentire l'anca aperta e andiamo a prendere il piede della gamba tesa. Ora la gamba destra tesa non è importante, è importante che appoggiate tutti e due i glutei. Quindi il peso deve essere su entrambi gli bacini, quindi gli ischi appoggiano a terra, e noi proviamo con la mano sinistra ad aprire l'anca. Quindi premiamo sul ginocchio per tenere la gamba giù, mentre allunghiamo frontalmente. Quando mi arrotondo per tornare, stendo tutte e due le gambe avanti, e abbiamo la nostra figura di profilo. La posizione di profilo è la migliore per vedere l'insegnante che fa il roll up. Quindi vi ho fatto girare, vi ho fatto fare una transizione per iniziare a lavorare la parete addominale sulla mobilità della colonna. Ed è importante che sia l'allievo che l'insegnante riescano a vedersi. Braccia distese. Ora cresciamo dal centro della testa e proviamo a tirare su il torace. Non dovrei essere sui glutei, dovrei essere sugli ischi, sulle ossa del bacino. Quindi tutti proviamo a montare sugli ischi. Ora, meno trascinate le gambe, più mobilizzate la zona lombare. E spingendo i talloni avanti, proviamo a sgocciolare la colonna arrotondando la schiena. Scendiamo una vertebra alla volta fino a appoggiare la testa. Cerchiamo di non trascinare le gambe, o di trascinare il meno possibile. Quando ho la testa appoggiata, porto le braccia dietro, recupero l'arco dietro la colonna, e proviamo a fare un roll up codificato. Quindi proviamo a tenere la testa incorniciata dalle braccia. Dalla posizione di partenza la prima cosa che faccio è chiudere le costole, appiccicare l'addome alla colonna e sentire che la mia schiena si abbassa. Risucchiando l'ombelico proviamo a staccare testa e spalle.
Ora non devo perdere questa sensazione della testa incorniciata dalle braccia. Spingo i talloni avanti, roll up. Continua il movimento, continua ad arrotondarmi come attorno a una palla e vado a cercare i piedi. Ora rimanendo curvi, sollevo la colonna, cresco verso l'alto, porto sulle braccia, apro la catena toracica. Tenete la testa incorniciata, dal basso, spingo i talloni, arrotondo per scendere e cerco di avere le orecchie a lato delle braccia. Una vertebra alla volta, appoggio per ultimo le scapole, appoggio la testa, porto le braccia dietro. Recupero l'arco lombare, testa e braccia partono insieme, il primo comando che do al mio corpo è di ritrarre l'addome e attivando tutta la struttura addominale chiudo le costole, sollevo il torace, crunch, dal crunch si tappa, mi arrotondo attorno a una palla, cerco i piedi, prima cresco verso l'alto, inspiro, poi mantenendo la testa incorniciata mi arrotondo per scendere. E spingendo i talloni in avanti, non trascinando le gambe, cerchiamo di appoggiare una vertebra alla volta. Ok, roll up facilitato. Dalla posizione porto le braccia in alto, sollevo la gamba destra piegata e vado a prendere con le mani sotto il ginocchio. Ora il tallone della gamba a terra spinge avanti. Quindi piede in flex a sinistra, tallone che spinge verso la parete. Da qua parto sempre dall'addome. E chiudendo le costole proviamo a dare una piccola spinta alla gamba per sollevare testa, spalle e busto. Quando la gamba è tesa su un appoggio del bacino ci teniamo tutti i curvi. Da qua camminiamo con le mani lungo la gamba, prendiamo il polpaccio e proviamo a tirare su la colonna. Triple rep, preparazione all'angolo. Quando cammino con le mani lungo la gamba il ginocchio si piega. Tutti piano piano arrotondiamo la spina per scendere fino a appoggiare la testa. Tiriamo la gamba al petto, prendiamo aria. Quando espiro, batte la gamba. Attivo l'addome, mi fermo in appoggio del bacino con la schiena curva. Cammino con le mani lungo la gamba, afferro la caviglia, cresco con la colonna, tiro sulla schiena. Quando mi arrotondo, passo sotto la coscia, piego il ginocchio destro. Arrotondo, scavo col bacino, spingete il tallone sinistro avanti e riappoggio la testa. Ultimo giro, spinge la gamba. Arrotondo per salire, quando la gamba si stende raggiungo la caviglia, cresco con la colonna, mi arrotondo partendo dal basso, cominciamo piano piano a scendere fino a riappoggiare tutta a terra, bravissimo, solleviamo l'altra gamba a pallino, solleviamo le braccia, benissimo, siamo in quadrupedia inversa, dalla posizione partendo sempre dall'addome, chiudo il corsetto addominale, sollevo testa e scapole. Abbasso le braccia e mi fermo in crunch. Con le mani metto sotto le ginocchia e provo a trazionare le gambe verso il viso, cercando di mantenere una mela tra il mento e lo sterno. Quando stendo le gambe avanti, le mani fanno un gesto come di togliersi il cappello e stendendo le braccia dietro vado ad aprire quattro arti. Circonvoluzione delle braccia, prendo le gambe e le richiamo verso il petto. Siamo sempre in appoggio delle scapole, eh? Quando prendo aria mi apro, double crunch, fuori aria, ritorno e riporto. Facciamo il double leg stretch, inspiro, mi apro, fuori aria, mi chiudo. Ancora una volta, inspiro, mi apro, fuori aria, chiudo. Nella posizione di chiusura stendiamo la gamba sinistra avanti, stendiamo la gamba destra in alto e andiamo a prendere il polpaccio destro. Ora il polpaccio ci deve aiutare a salire ancora un centimetro. Le scapole si sono staccate, siamo in appoggio lombare. Sentite che il collo già lavora meno, perché siamo con un grado di lavoro più alto e la forza di gravità incide meno sul collo. Da qua, con due tempi respiratori, tiriamo la gamba destra verso il viso, fuori aria per due volte. Un in per scambiare le gambe. Due S per tirare. Un in per scambiare, 2S, tiro 1, tiro 2, scambio, 2S, un in, 2S, un in, 2S, un in. Bravissimi, dalla posizione.
appoggiamo le gambe a terra, solleviamo le braccia, circonvizione, cerco, piedi, scarico. Piano piano mi arrotondo per tornare e mi riporto retto. Ok, giratevi un attimo seduti verso di me. Come va? Posto? Allora, il lavoro ovviamente in decubito laterale ve lo devo fare uguale perché dobbiamo essere simmetrici. Però quello centrale sull'addome lo possiamo cambiare perché abbiamo lavorato bilaterale centralmente. Quindi il single leg stretch, il double leg stretch, il leg circle, tutte queste cose le possiamo continuare a fare, possiamo anche cambiare il tipo di esercizio. Ok? Quindi proviamo la sequenza addominale e invertirla. Pieghiamo le ginocchia. Appoggiamo tutti l'avambraccio di destra e portiamo le gambe sul lato sinistro. Le gambe sono unite e prendiamo i talloni in linea col sacro. Perfetto. La nostra priorità sono le ginocchia che rimangano simmetriche. Extravoltiamo l'avambraccio destro. Perfetto. Chiudiamo l'angolo di 45 gradi e apriamo il braccio sinistro. Ora spingendo sul braccio destro proviamo a salire senza sfalsare le due gambe. Perfetto, quando scendo e appoggio il gomito, la mia mano tocca una bolla. Facciamo salire l'emitorace di sinistra e proviamo ad allungare la catena. Quando il braccio spinge tocco la bolla e risalgo. Quando prendo aria appoggio, tiro sul torace e mi allungo. Ora, una buona cosa, se provate a respirare solo con l'emitorace di sinistra. Quindi, quando appoggio il gomito, proviamo a spingere aria nell'emitorace in alto. Inspiro, gonfio le costole in alto. Fuori aria, le chiudo per salire. Ancora una volta, gonfio le costole. Ritorno. La prossima volta che scendo lo teniamo un secondo, apro la catena toracica. Ora nel salire proviamo a spostare il peso sul ginocchio della gamba sotto e spingendo sul braccio mi stacco col bacino. Stendo la gamba lontana e spingendo dal tallone sinistro proviamo ad allungare tutta la catena, come se mi tirassi un barbiere. Quando mi appoggio le gambe prima scende il bacino, poi appoggio il gomito, apro la vitorace, inspiro. Fuori l'aria spingo, sollevo, allungo, spingo dal tallone, spingete il bacino avanti, quando chiudo le gambe, bacino, gomito, catena laterale. Ancora una volta ragazzi, spingo, sollevo, allungo, blocco. Bravissimo. La mano in alto la prima appoggiata a terra, rivolta verso di me. Quindi le dita sono perpendicolari alle dita della mano appoggiata. Prendete come riferimento il gomito sinistro e proviamo a piegare l'anca per portarla verso il braccio, stendere lateralmente. Ora il ginocchio è rivolto verso di me, una parte del peso lo vorrei sulla mano sinistra. Lo sguardo lo teniamo al centro delle due mani. Continuate a spingere il bacino verso di me, eh? Quando spingo, spingo dal tallone. Ok, non togliete il peso dalle gambe. Eh? Due. Una. Mi fermo con la gamba tesa, appoggio il piede a terra, appoggio il bacino. Bravissimo. Ruotando ci portiamo seduti, richiamiamo bene la gamba sotto e andiamo a prendere con le mani il piede sopra. Ora non è importante la gamba tesa, ma è importante che vi sediate su entrambi i glutei. Con la mano destra teniamo l'anca aperta, anche se vedo che tutti lo fate molto bene, quindi già a terra, con la mano sinistra proviamo a tirarci verso il basso. Quando mi arrotondo per tornare, stendo tutte e due le gambe avanti, braccia distese, verso l'alto, cresco, inspiro. Ora lasciate i talloni dove sono, circonvizione delle braccia. E spingendo i talloni in avanti scendo in roll down, appoggiamo tutto compresa la testa, spingo i talloni verso la parete, le braccia le tiriamo in alto,
le apriamo verso l'esterno, solleviamo tutti la gamba sinistra piegata. Ok, dorso rotation. Da qua, incrociando la gamba verso destra, proviamo a stendere la gamba lateralmente per toccare con l'alluce il pavimento. Ora, quello che deve ruotare è il bacino, ma non devo perdere l'adesione delle scapole a terra. L'alluce scivola sul pavimento, disegno un cerchio sul lato di sinistra e riporto la gamba tesa in alto. Lo ripetiamo, incrocio verso destra. Tengo la scapola a sinistra a terra, scendo con la gamba tesa, torno da sinistra. Ancora una volta, cross del bacino, fermi con le spalle, scendi la gamba tesa, circonvizione e la riporto in alto. Piego la gamba e appoggio il piede. Unisco le gambe al centro, controllate che anche la testa sia sul tappetino. Riportiamo le braccia lungo il corpo. Perfetto. Piedi uniti, ginocchi uniti. Per trovare la simmetria dei piedi, proviamo a fare un tacco punta. Quindi allarghiamo il tallone, allarghiamo le punte con i piedi paralleli. Da qua abbiamo un piccolo arco sotto la colonna. Prima che il bacino si solleva, la zona lombare deve andare a terra. E risucchiando la dove, proviamo ad appiattire la zona lombare. Retroversione pelvica, sollevo il bacino. Quando ho il bacino alto devo tenere la retroversione. Prepariamo a spingere col pugno verso l'alto come se continuasse a cucinare il pavimento. Le vostre mani spingono verso i piedi. Cerchiamo di allungare le vertebre cervicali. Il piede tendilo ben aperto, ogni punto del piede deve appoggiare sul tappetino. Partendo dall'alto cominciamo a scendere una vertebra alla volta, appoggiamo per ultima le vertebre del bacino. Quando ho il bacino a terra, recupero l'arco laterale prendo aria, fuori l'aria, retroversione, stacco il bacino e lo porto su. Partendo dall'alto, una vertebra alla volta, snocciolo la colonna e l'ultimo il sacro. Recupero l'arco lombare, retroversione, stacco. Ora proviamo a tenere il bacino alto, solleviamo le braccia e torniamo un punto d'appoggio. Okay? E provate a sentire se a destra e a sinistra avete la stessa sensazione. Quindi i femorali contratti, i glutei contratti, il bacino e la retroversione. Ora, da qua io provo a destabilizzarvi. Noi cerchiamo di mantenere lo shoulder bridge, quindi il ponte sulle scapole. Le braccia le porto dietro, tocco terra col dorso delle mani, circonvizione e le riporto in alto. Lavoriamo la cuffia dei rotatori. Inspiro dietro, circonvizione e ritorno. Cerchiamo di non mollare la spinta pelvica. Due volte, inspiro, apro, ritorno. L'ultima. Quando riporto le braccia in alto, partendo dall'alto, snocciolo una vertebra alla volta, appoggio per ultimo il bacino. Bravissimo, stendiamo le gambe avanti. Stendiamo le braccia dietro e andiamo a recuperare un grosso arco lombare. Ok, dobbiamo fare la torso rotation dall'altro lato. Quindi da qua pieghiamo una gamba alla volta e appoggiamo i piedi. Riportiamo le braccia in alto, quadrupedia inversa e con le gambe piegate la schiena dovrebbe scendere. Riportiamo le braccia lungo il corpo. Le apriamo a croce con i palmi rivolti in alto e stendiamo tutti la gamba sinistra avanti. Solleviamo la gamba destra in tallino. Incrociando la gamba verso sinistra, proviamo a stendere la gamba per appoggiare l'alluce a terra. Ora concentratevi sulla spalla destra che rimane a terra. Lo sguardo rimane al soffitto, circonvizione verso il basso. Chiudo il cerchio da destra e riporto la gamba tesa in alto. Ora l'altra gamba spinge avanti. Incrocio. Scivolo con la luce a terra. Circonvizione. Passo da destra e ritorno su. Spingo il tallone sinistro lontano. Incrocio. Circonvizione. Ritorno. Ancora una volta. Cross.
torso rotation, dal basso, ritorno. Quando riporto la gamba in alto, piego la gamba e riappoggio il piede. Riappoggio l'altra gamba, riporto le braccia. Se proviamo tutti a rilassare un attimo la colonna, piano piano la nostra schiena dovrebbe scendere. Vi dovrei sentire che rispetto a quando siamo partiti, alla prima volta che ci siamo sdraiati, la mia schiena a livello lombare è decisamente più bassa, come se avessi preso mobilità. Proviamo allora a richiamare la gamba destra al petto, richiamiamo la sinistra, le abbracciamo da sotto e tiriamo le gambe al petto, dovrebbero venire molto bene le gambe. Da qua appoggiamo le mani sulle ginocchia e andiamo a defaticare schiena e anche. Partendo dall'esterno andiamo ad aprire, abbassiamo le ginocchia lontane da noi e le riportiamo verso il petto. Disegniamo un cerchio con le anche. Ora le gambe lasciate rilassate e lasciate che siano le braccia a guidare le gambe. Divarico, abbasso e ritorno. Ora insieme alle anche proviamo a muovere tutto il corpo e sentiamo che quando le gambe si allontanano dal petto la mia schiena recupera un arco. Quando le mie gambe vengono tirate verso il petto, la mia schiena si appoggia a terra. Quindi arco quando mi allontano, tutto a terra quando torno. Ne facciamo due. Ne facciamo una. Ci teniamo centrale, appoggiamo il piede a terra. Stendiamo tutte e due le gambe avanti. Solleviamo le braccia. Roll-up semplificato, i piedi sono in flex, i talloni spingono in avanti, prima che la testa si sollevi il mio addome si ritrae e chiudendo il corsetto addominale mi porto un crunch sulle scapole. Ora, come se mi tirassero dalle mani, mi sollevo seduto, bravi, porto le braccia in alto, circonvenzione, scendo a cercare i piedi. Piano piano mi arrotondo per tornare e mi riporto eretto. Pieghiamo tutti la gamba sinistra, appoggiamo il piede sul tappeto. Scusate, la gamba destra. Afferrate il ginocchio, tirate bene il torace verso la coscia e crescete verso l'alto. Ora, il tallone di sinistra spinge avanti, cercando di sentire le scapole che vanno indietro e il torace che emerge. Quando butto fuori l'aria, aggrappandomi alle mani, mi arrotondo sul bacino e provo a stendere le braccia con la schiena curva. Quando mi tirano le braccia e vengo con lo sterno, tiro sulla schiena. Fuori l'aria, stendo le braccia, scarico. Inspiro, spingete il tallone sinistro lontano. Ritorno. Ancora una volta, cresco. Scarico. Dalla posizione di scarico, tenete forte il lavoro addominale e proviamo a stendere la gamba destra avanti rimanendo in posizione. Bravissimi. Pieghiamo tutti la gamba sinistra, afferriamo il ginocchio e piegando i gomiti proviamo a crescere. Quando le braccia si stendono, il mento si abbassa, la colonna si arrotonda. Non trasciniamo la gamba destra. Quando ritorno mi tiro dalle mani, cresco con la schiena. Ancora due volte, stendo, arrotondo, ritorno su. L'ultima, tutte le volte ragazzi proviamo a montare sui dischi. Dalla posizione allungata stendo tutte le gambe e se proviamo a salire sui dischi dovremo sentirci un po' più eretti. Quindi dovrebbe essere per tutti più facile stare con la schiena in squadra. Pieghiamo tutti la gamba sinistra, appoggiamo piede a terra, giriamo verso di me e appoggiamo le mani. Facendo forza sulla gamba sinistra sala, da qua spingete sulla gamba, girate verso di me e appoggiamo il ginocchio destro sul tappeto. Appoggiamo il ginocchio sinistro, prendiamo un po' di guida. Dovremmo avere le mani fuori dal tappetino e i piedi fuori dal tappeto. Da qua puntando il piede a terra, stacchiamo le ginocchia,
Affondiamo col torace verso le braccia, stendiamo le gambe, il cane con la testa in giù. Camminiamo con le mani indietro, raggiungiamo i piedi. Con le ginocchia piegate, tenete il peso su tutto il piede, arrotondiamo la schiena, sollevo per ultima braccia e testa. Circonvizione e riporto. Uniamo tutto. Da qua col braccio sinistro, inspiro e allungo la catena laterale. Abbandonate il corpo, lasciatelo cadere e portiamo il braccio vicino alla tibia di destra. Passiamo davanti alle due tibie, ruotiamo verso sinistra e torniamo su col braccio destro. Facciamo un grosso cerchio e lo riportiamo giù. Il destro riparte, inspiro, allungo la catena, ruoto, mi curvo sulle gambe, passo davanti alle tibie, torno alla destra col braccio sinistro. Ritorno e riallineo. Tutte e due le braccia, inspiro, apro e riporto. Ancora una volta, inspiro, apro e riporto. Facciamo un paio di cerchi con le spalle dietro per sciogliere. Un paio di cerchi avanti. Inspiro, unisco le mani. Ragazzi, grazie per l'attenzione. Bravissimi. Allora, riparliamo un attimo. Passa la musica. Com'è andata? Bene. Allora, parliamone velocemente che siamo caldi, poi vi do due minuti di pausa. Allora, la masterclass, come avete visto, era soprattutto di mobilità. Di tonificazione abbiamo fatto poco. Abbiamo fatto una prima parte sulle gambe. E ho cercato di farvi vedere come il bacino e il busto devono lavorare in maniera indipendente uno dall'altro. Quello è un buon modo per mobilizzare la colonna. Quindi riuscire a ruotare, come vi dicevo anche questa mattina quando vedevamo gli esercizi, o il bacino o il busto indipendentemente uno dall'altro. La torsione è la prima cosa che dà il benessere alla colonna. Quello che fa fare la rotazione sono varie catene laterali, il grande dorsale, gli obliqui interni, i muscoli del bacino e via dicendo. Vi ho fatto poi andare a terra, vi ho fatto fare una transizione un po' particolare, perché dalla posizione poi di affondo, quando eravamo a terra, diciamo laterali, con le gambe incrociate, vi ho fatto mettere il ginocchio, perché avevo bisogno di vedervi frontalmente. E frontalmente abbiamo fatto gli esercizi con le braccia aperte. Non avrebbe avuto lo stesso impatto se mi fossi ruotato di qua con la gamba verso di voi. Quindi è importante che quando studiate la masterclass, la studiate in base agli esercizi che fate. L'esercizio deve essere ben visto e ben ascoltato dall'allievo, quindi è importante che quando poi andate a terra siete in una condizione in cui l'allievo possa vedervi e sentirvi, ok? Dalla posizione poi abbiamo ruotato, siamo andati in quadrupedia, dalla posizione quadrupedica allora siamo andati prima a scaricare la colonna dietro, poi ho fatto fare il movimento del cane unito al movimento della schiena. Ma siccome dovevo riportare il decubito laterale, vi ho fatto appoggiare una mano a braccio e vi ho fatto ruotare, in modo da essere tutti frontali. Poi per me è un movimento a specchio, quindi devo abituarmi a parlare con la mano destra e la mano sinistra invertita rispetto a voi. Questo lo prendete poi col tempo, come confidenza del lavoro. Però è importante che gli esercizi siano sempre ben visibili e ben ascoltabili. Non fate mai un esercizio di spalle, o un esercizio dove la persona deve ruotare la testa fuori asse per vedervi, ok? Le posizioni invece dove andate a rollare sulla colonna sono poco visibili frontalmente. Quindi vi ho dovuto portare, quando abbiamo fatto tutto il movimento, abbiamo allungato, eccetera, vi ho fatto salire, poi vi ho dovuto portare seduti laterali per potervi avere di profilo. E abbiamo fatto le snocciolate della colonna. Tutte queste transizioni sono importanti quanto gli esercizi, perché permettono a voi di fare una lezione fluida. Quindi permettono a voi di passare facilmente da un esercizio all'altro senza fermarvi. Creano destabilizzazione, quindi aiutano molto i muscoli, soprattutto dell'addome, a recuperare quella che è la posizione iniziale corretta e alla persona che vi segue permettono di continuare a seguirvi, quindi tenere l'attenzione alta e permettono soprattutto alla persona di non avere una posizione scorretta nel lavorare pur di vedere voi fare l'esercizio. Quindi è importante che la masterclass la studiate sempre in funzione
funzione degli esercizi che volete fare. Non tutte le transizioni sono uguali. Se avessi dovuto portarvi di nuovo in piedi, avrei fatto un altro tipo di lavoro. Quindi, in base a dove si sviluppa l'esercizio successivo, dovete studiare una transizione fluida per portarci la persona. Questa è la cosa più importante. Chiaro? Sì. Ok. Domande? Niente. Ha avuto l'idea. Facciamo 5 minuti di pausa? Ok. Poi continuiamo gli esercizi. Vai. Bevete, perché dopo vi aspetta un'altra masterclass.